Siamo tornati ancora qui su Radio Design con Arby, il nostro analista di Game of Thrones. Benvenuto. Ben trovati. Allora, abbiamo deciso così, en passant, di fare un recap finale, conclusivo, e spoilerarvi il finale perché Arby ha visto in anteprima dagli States, ha avuto il finale. Sì. È vero. Quindi sa già come finisce Game of Thrones. Per tutti quelli che lo vogliono sapere, naturalmente è un finale che, come tutta la stagione, è bellissimo, perché tutti dicono che è brutto, invece secondo me è bellissimo. È bellissimo. Allora, facciamo questo recap dalla puntata 3 alla puntata 5, se non sbaglio. Esatto. Allora, puntata 3 devastante, la famosa battaglia. Bomba. È stato un casino devastante. Un sacco di morti. Ma hai visto i Dothraki? Cioè, con le fiamme, spade, morti in 5 minuti. Manco fossero lucciole la sera di primavera. Infatti quell'inizio era un po' tragico. Devastante, sono morti tutti. Vabbè, però dopo tanto appaiono di nuovo la puntata dopo come se fossero risuscitati. Sì, infatti non ho capito sta cosa, da dove cazzo viene. Anch'io, cioè. Che c'era un compartimento di riserva, stavano dietro. C'era un pezzo rilasciato. Esatto. No, però bella puntata. C'è stato molti colpi di scena. Tutti pensavano, Jon Snow è stato inutile come tutta la stagione. Non si sa. Cioè... penso il personaggio più inutile fino adesso doveva essere la stagione di Jon Snow, non ha fatto niente. Però va bene. Infatti poi quando l'ho visto là di fronte a King of Night King, attorno lo fa fuori. Invece fottuto la sorella. Esatto. No, però bellissima stagione in cui Arya ha tirato fuori, insomma, il suo essere. Infatti ha ucciso il Night King sorprendentemente. Non si sa, lo giro. Intanto ci salutano dalla vetrina, fantastico. Ha ucciso il Night King proprio in maniera inaspettatissima. C'è chi dice che Jon abbia distratto il drago per far passare Arya, così lei lo andava a uccidere, ma bah, ci crediamo. Ma non lo so. Ci crediamo. Molti dubbi sorgono su Bran. Su Bran l'abbiamo detto l'altra volta che Bran non si è visto, stava sul parco degli dei, stava sul parco degli dei con la carrozzina e Tion che gli faceva con le frecce da scudo, ma nell'ultima puntata, nella 5 l'hanno lasciato a Grande Inverno, si vede è rimasto lì solo nella carrozzina, porti una carrozzina in guerra. Vabbè, ho capito, magari, non lo so, cioè, poteva avere un senso da lontano, sai? No, ma più che altro è stato devastante, secondo me, perché, secondo me, durante la guerra, lui, secondo me, controllava il Re della Notte. Quindi tu rimani su questa tesi che Bran... Dopo quella puntata, sì, secondo me sì, perché, insomma, lui, finché non chiude gli occhi, il Re della Notte non appare, poi appare, appena riapre gli occhi... Re della Notte muore, da un addio a Tion che sembra quasi un scusami, ti sto uccidendo io che sono il Re della Notte. Secondo me il puntatone finale ci sarà la rivelazione di Bran che esce con io sono il Re della Notte. Qui tu dici che torna tutto al discorso di Re della Notte. Sì. Perché ti dico le mie impressioni, cioè io credo che ci sarà uno scontro finale dove Jon Snow fa fuori la regina. Dopo l'ultima puntata, sì, nella 5, dove Daenerys ha praticamente distrutto tutto a Prado del Re, secondo me Jon, c'è stato proprio l'attimo in cui Jon l'hanno inquadrato e si vedeva che lui stava dicendo ma che cazzo sta succedendo? Che fine farà il nano invece, secondo te? Lui rischia, secondo me lui rischia. Lippe lappe, come si direbbe. Perché la regina ha detto guarda che al prossimo passo sei fuori. Ha liberato il fratello. E lo sgameranno in questa... Secondo me sì. A parte che Jamie muore malissimo. Ma infatti... Sul crollo. Ho seguito Weza Channel che ha fatto un'analisi su Game of Thrones e lui appunto sosteneva che si aspettava un finale diverso per Cersei. Anch'io. Nel senso che clamoroso che poi il gigante lì, come si chiama? La montagna l'abbandona. Sì, ma cioè in modo inaspettato. Poi, cioè, Cersei e Jamie, secondo me era giusto che morissero. Però con la morte così, senza niente, cioè... No, ma è perché, come giustamente sosteneva Riccardo Weza, diceva, cioè, Cersei mantiene questa, diciamo...
questo suo ruolo sempre della cattiva, dell'eroina cattiva. E poi a un certo punto la umanizzano prima di farla morire. Non voglio morire, non voglio che il nostro figlio muoia. La sua debolezza che emerge nel momento della morte, che è un po' paradossale, esatto, un po' naif. Esatto. Un po' così. Poteva essere più figo morire. Ci poteva pensare prima. Il top sarebbe stato che la montagna cambiasse idea, esatto, e uccidesse lei. Oppure Arya uccidesse Cersei. Arya, esatto. Durante il Clegane Bull, che lo scontra appunto tra i due fratelli, secondo me sarebbe stato bello. Ecco, lì poteva fare qualcosa. Oppure Jaime, secondo me hanno rovinato un personaggio. Jaime Lannister. Ma infatti Jaime, io pensavo scappasse, cioè, con la tipa, con Brienne, cioè io è un cesso, abbiamo, ma assistito, era un grande amore in 7 stagioni, in un'evoluzione assurda dove Jaime si redime, capisce che la sua vita non è quella, è una persona brava, e poi alla fine mi torna da Cersei buttando via tutto quello di prima. Sembra una parabola dello scorpione che dice: non salire su di me, che poi nel lago ti faccio affondare. Esatto. Sembra proprio la parabola di questo personaggio. Poi non possiamo parlare di Jon Snow perché, come ho detto, fino adesso inutile. L'ho spiegato. Inutilissimo. Ho visto una recensione in cui dicevano che lui era trascinato dagli eventi senza poter agire all'interno. Cioè, zero. Presenza zero. Imposizione zero. Sai solo dire, she's my queen. She's my queen. She's my queen. Fai bene. Yeah, the night is coming. Non lo so, Kit Harington mi ha chiamato per doppiarli quando faceva male. Allora. No, però c'è zero personalità, zero quoto. Poi c'è sempre questa profezia che possiamo richiamare, esatto, della psicologia generale, la profezia che si autodetermina, cioè lui è destinato, secondo me, ad essere re, anche se non vuole. Sì. Nella puntata finale lo diverrà senza volerlo. E molti vogliono che lui diventi il re apposta perché lui non vuole. Quindi una persona che regna sul popolo in maniera tale, cioè senza volerlo, è una persona che ci pensa. Però c'è anche questa profezia che poi diventano tutti matti, quelli discendenti. Sì, hanno questo, dice che i Targaryen hanno questo... Anche lui è un Targaryen. Esatto. Quindi può darsi che poi diventa matto nella prossima puntata e fa fuori un po' di gente. Cioè, tutti vogliono il cavaliere delle cipolle sul trono. Ser Davos. Ser Davos è assurdo sul trono, mi fa morire. No. Invece finali poco ipotetici ma clamorosi, secondo te? Poco ipotetici, Gendry, l'erede Baratheon, bastardo, appena nominato erede Baratheon legittimo, dicono che qualcuno finirà sul trono. Ma un po' brutta. Baratheon. Che Sansa sul trono. Poi c'è quel pirla lì delle navi che fa fuori. Euron morto così. Euron un pirla. Euron ucciso Jaime. No, ma più che altro. Cioè, che ritardato sei. La puntata prima, in tipo con un solo arpione, hanno ucciso un drago. Questa puntata tipo 800 scorpioni e lì non riescono a beccare niente. Infatti era un po' improbabile quella scena. Cioè poi ho ucciso Jaime Lannister. Sì, stai morendo male. Stai morendo male. Sulla roccia, morto da solo. No, è stato veramente imbarazzante. No, è vero. Poi vabbè, c'è sempre il fatto che adesso Daenerys è sempre più sola. Daenerys ormai, ma lei l'ha capito, per questo è in questa follia, esatto, omicida. Esatto. Secondo me, dopo che ha perso le sue, diciamo, i suoi ha perso due figli, perché due draghi sono morti. Esatto. Ha perso Jorah, ha perso Missandei. Ha perso una fracca dei Dothraki, anche senza sapere. Ha perso anche Jon Snow perché si baciano, lui, esatto, dice you're my queen, you're my queen. Qui dice non si schiaccia neanche più, cioè, esatto, questa neanche, ha perso anche il suo grande amore, neanche i piaceri della carne, tutto finito. Gli Immacolati non si sa perché, ma non li perde. Cioè, il verme lì sembra come se abbiano una scissione molecolare, vabbè, che ogni po' si dividono e si moltiplicano. In 4 stagioni che le prendono e però sono sempre lì. Sto verme, lui va ben indemoniato perché gli hanno ucciso la tipa, assolutamente, ma infatti lui che impazzisce c'è, ok, ci può stare, ma Daenerys che parte in quel modo, cioè è uscito, capito, fuori di te. Poi c'è questa cosa di Arya un po' improbabile che alla fine riesce a sopravvivere. C'è chi immortale. Dice sì, ma c'è chi dice che questo momento del cavallo è un sogno, sia un sogno.
Lei sta vivendo un sogno ad occhi aperti. Molti... Che in realtà è morta. Ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere. Anche se molti l'hanno vista questa cosa del cavallo come un simbolo di rinascita. Ovvero per molte civiltà il cavallo è dato come un simbolo di potenza, rinascita. Molti hanno visto un suo cambiamento all'interno di Approdo del Re. Ovvero lei entra con un cavallo nero. Quindi il malvagio. E all'interno chiede scusa, cioè Clegane gli dice vattene, la vendetta porta solo al male. Quindi lei quando esce ne esce con un cavallo bianco. E quindi come se lei fosse cambiata, si è ripulita. Esatto, la vendetta non fa più parte di lei. Quindi sì, perché c'era questa lista, esatto. Ma tanto sono già morti tutti. Che le mancava solo nessuno. Cersei è morta. Mancava Cersei, la montagna. Cersei è morta, la montagna è morta. E basta. Cioè, la lista è finita. Quindi sì, più o meno sì. Ci sta questa analisi del si redime. Sì, quindi adesso diventa Jon Snow quello che deve. Perché Jon Snow quando dice full back. Full back. Ma alla fine l'hanno preso. Gli uomini del nord si dimostrano ancora persone incivili, caproni, che appena gli dai un'arma. E fanno... delle persone da uccidere non sentono più neanche il loro lord comandante Jon Snow, cioè fall back, loro uccidiamo tutti. E quella è la colpa del verme che si è indemoniato. Esatto. Cioè, secondo me è stata una cosa bruttissima. Cioè, Daenerys era quella che all'inizio liberava gli schiavi. Ho visto da poco un episodio in cui diceva. Io non voglio tornare a Prodo del Re e uccidere tutti, non voglio essere la regina delle ceneri. E invece faccelo. Ha smontato tutto. Sì, adesso come Lego ha smontato tutto. Non c'è più neanche a Prodo del Re, quindi su cosa diventerà sovrano. Quindi presumibilmente il baricentro diventerà il nord. Sì, penso. Io spero, no, infatti, postaccio. Postaccio brutto proprio, mamma mia. No, però più che altro oramai è inevitabile che Jon Snow diventi re, perché oramai Daenerys è... Ma quindi secondo te Daenerys muore per mano di Jon Snow? Sì. Abdica o cosa succede? No, Jon Snow si metteranno contro, secondo me. Si metteranno contro, Daenerys userà sicuramente il drago e Jon Snow, essendo lui... il legittimo erede Targaryen. Il drago si piega. Secondo me sì. Secondo me, dato che Daenerys ha perso tutto, gli rimangono solo Verme Grigio e il drago. Verme Grigio morirà male in qualcosa, non so come. E perderà anche il drago, che si piegherà a Jon Snow, essendo lui il più grande Targaryen. Quindi, toto finale. Jon Snow vince. Prende il drago, prende il drago. Daenerys muore... Però Daenerys non muore neanche col fuoco, come cazzo fa a morire? No, però, no, nel senso, no, quelle... con acciaio di Valeria... No, lei può morire, se trafitta da... può morire come una mano. Le due occasioni in cui non è morta uccisa dal fuoco era perché erano situazioni particolari, quindi erano dei riti, cioè la prima volta il rito della maga, la seconda volta dentro la stanza Dothraki, quelle erano situazioni particolari, ma lei si può bruciare e può morire. E Arya che fa? Arya, secondo me, alla fine, dato che... ha questo momento di redenzione, torna da Gendry e gli dice sarò la tua lady e vanno a capo tempesta. Dici la sorella di Jon Snow, l'altra che Sansina rimane al Sansa nord. Sansa che fa? Sansa rimane al nord, si tiene però quella inverno. È una tipa tagliata, cioè, secondo me potrebbe far casino. Sì. Magari viene giù al sud da una mano a John a prendersi il trono. Secondo me quel personaggio non può morire così. Anche perché ricordiamoci che Varys, prima di morire bruciato da Daenerys, come un pollo, stava mandando delle lettere. Non si sa chi. Secondo me non può morire così. E sulle lettere c'era scritto The Rightful King. Secondo me ha mandato delle lettere a qualcuno per dirgli venite... Date una mano a John, che è il re legittimo. Cioè, secondo me, la sorella di Jon Snow che sta su, come si chiama? Mi ricordo mai. C'è un Megahammer che sta passando, una cosa truzzissima.
Sansa qualcosa fa, Sansa. Sì, eppure Bran fa qualcosa. No, assolutamente. Quest'ultimo episodio devono tornare tutti. Cioè, ho cominciato a dire We are the family, sai, sta cazzata che dicono sempre. E poi loro conquistano, Stark diventa la nuova casata. Sì, secondo me è il momento in cui... Vabbè, a parte che John è la fusione delle casate più importanti, quindi gli Stark e Targaryen. Quindi secondo me questo porterà a qualcosa. Ci può stare. Che fine ha fatto poi? È sparito poi dalla scena il tipo che aveva minacciato con la balestra. Ah! Che fine ha fatto? È morto? Dov'è? No, si salva sempre quello il nostro Bron, Ser Bron delle Acque Nere. Quello si salva sempre. Salva sempre, ma lui ha detto che non partecipava a questa battaglia perché ha detto no, io ho smesso di combattere, voglio solo la mia sta aspettando il suo castello. Ah, dici comunque vince. Il nano gli dà qualcosa. Gli ha detto io non vi sto uccidendo, però in cambio voglio il castello. E diamogli questo castello. Il nano Lannister gli darà qualcosa. Sì, sicuramente, anche perché è rimasto l'unico che può dargli qualcosa, perché il patto era o con Cersei o con Jaime o con Tyrion. Cersei e Jaime sappiamo che ciaone. Quindi rimane Tyrion. Pazzesco. Sono grandi amici poi, cioè all'inizio erano grandi amici, dopo o se no sbanca tutto, Bran diventa il re della notte e crepano tutti. Sarebbe il mio sogno, sarebbe il top. E poi sarebbe arriva il freddo sogno. Ovunque, anche a King's Landing. Sarebbe il mio sogno. Anch'io spero una cosa così. Io l'avevo detto, all'inizio pensavo il mio finale top era il re della notte sul trono di spade, tutti morti. Ma sarebbe una bomba. Con tre draghi dietro. Tanta roba. Lasciamo ai poster. Lasciamo ai poster. Ai billboard tutto questo. Esatto. Va bene, è stato un sogno, abbiamo fatto una mega analisi, molto interessante. Top. Vediamo... Pronti per questa domenica? Dobbiamo scommettere un euro sul finale. Una minchia, stai tirando alto. Vabbè, un aperitivo, però mi sa che siamo d'accordo sul finale. Cioè, dai, tu che dici? Io dico... Allora, facciamola... Tanto qui c'è il video. Vai. Io dico, Jon Snow diventa il nuovo re. Ok. Il nano muore. Ok. Cazzo, non so perché. E io invece, dai, te la metto così. Queste due cose qua. Io te la metto così. Dico Jon Snow e il nano muore. E che è la cosa più banale, quindi perderò. E io invece ti dico: il nano sul trono. Dai. E Jon Snow, mano del re. Oppure muore Jon Snow insieme a Daenerys. Così, tata. Cazzo, potrebbe succedere che muoiono insieme. Mangiati dal drago. Vabbè, aperitivo la prossima settimana. Aperitivo. Dopo l'analisi, aperitivo. È stato un sogno. Seguite questo podcast, got it. Bomba, ragazzi. Non so di cosa parlerà dopo, perché quando dice Game of Thrones... Dopo ne parliamo. Altre serie. Ma ci saranno i prequel, i sequel, i spin-off. Che sogno. Lo spiedino off, tutto. Cioè. Ciao.